campioni d'Europa! A Wembley l'Italia di Mancini vince ai rigori contro l'Inghilterra e inizia la festa. La vediamo ancora oggi con la maglietta dell'Italia. Festeggiamenti di ieri sera, un po' in coda, molte macchine ieri sera, ci hanno portato via qualche ora di sonno, però è stato bello perché comunque non capita spesso che l'Italia riesca così a unire tutti quanti e a festeggiare in questo modo. Finalmente in giuga ben. Per vinci. Ha guardato la partita? Sì, fino alle 12 e mezza. E poi è andato a festeggiare? Sì, praticamente abbiamo fatto la passeggiata con la bandiera. Era un mare di gente, ragazze che gridavano, festeggiavano. Sì. Contentissimo comunque, ci voleva questa qua. Noi meravigliosi, le parole di Roberto Mancini al termine della partita che ha premiato il percorso fatto dall'Italia in questo europeo, che ha visto in campo con la maglia azzurra anche due ex del Como, Matteo Pessina e Nicolò Barella, ed ha nominato il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma miglior giocatore del torneo. Donnarumma, il Gigio, è stato bravissimo, grandissimo, ha parato i due rigori e l'Italia, mi spiace per gli inglesi, La Coppa torna dopo l'ultimo europeo giocato nel 1968. Quanti anni sono? 53 anni. 53 anni, quasi la mia età. Me la ricordo sì perché avevo 20 anni. Quella di ieri sera è stata una bella partita, dai. Il secondo tempo specialmente è stato quasi perfetto. Quasi. Meritavamo di vincere. Sì, meritavamo. Ci voleva, ecco, diciamo, dopo tutti questi mesi chiusi in casa e questa poca socialità, ci voleva questa bella vittoria. Qui era pieno ieri sera di ragazzi, di tutto. Guarda, hanno fatto una cosa stupenda. In piazza Matteotti c'è stato un delirio, un sacco di gente per festeggiare la vittoria dell'Italia.